kažem da nam je stvarno drago što ste došli, a imamo i šime da se pohvalimo jednom sinagogom i jednim lepim življenjem Jevreja, normalno pre Jevreja. Čekaj, čekaj. Esistono infatti in Oriente dei buoni musicisti ebrei. Si tratta di un mestiere ereditario. Alcuni di questi musicisti lo elevano a un'alta considerazione. È una fama che si estende svariate miglia oltre la loro città natale. Un'ambizione più grande non l'hanno neppure i veri musicisti. Le melodie che compongono, pur non avendo la minima idea delle note, le tramandano poi in eredità ai propri figli e talvolta a gran parte del popolo ebreo orientale. Sono essi i compositori dei canti popolari ebraici. Dopo la loro morte si narrano per una cinquantina d'anni ancora aneddoti sulla loro vita. Il loro nome è presto dimenticato, ma le loro melodie sono cantate e a poco si diffondono per il mondo. I musicisti sono molto poveri perché vivono dell'altrui diletto. Sono pagati miseramente e sono felici quando possono portarsi via buoni cibi e panforti per le loro famiglie. Dagli ospiti ricchi per i quali suonano ricevono una mancia. Secondo l'inesorabile legge dell'Oriente, ogni uomo povero e quindi anche il musicista ha molti figli. Ciò è un male, ma anche un bene, perché i figli maschi diventeranno a loro volta musicisti e metteranno su una banda che più sarà grande, più guadagnerà. E la fama del suo nome sarà tanto più estesa quanto più grande sarà il numero dei suoi componenti. Talvolta un lontano discendente di una simile famiglia gira per il mondo e diventa un celebre virtuoso. In Occidente vivono alcuni di questi musicisti, ma menzionarli per nome non ha alcun senso. Non perché potrebbe in qualche modo essere increscioso per loro, ma perché sarebbe ingiusto nei confronti dei loro avi sconosciuti, che non hanno bisogno del talento dei nipoti per provare la propria grandezza.